Diciamo che il giro sembrava molto buono, era molto pulito, anche molto al limite, però quando sono arrivato al traguardo, diciamo, la prima cosa che si guarda in un tempo sono i decimi per vedere che cosa si è fatto. La mia prima reazione è stata, ho perso un decimo, ho detto no, mannaggia, diciamo, non ci sono riuscito a fare la pole. Poi ho guardato un po' più a sinistra, ho visto il 23, ho detto mamma mia. Sperando che appunto nessuno lo abbassasse, non so se fosse stata la pista, comunque mi era riuscito un giro, diciamo, super a me. E poi, dopo poche curve, ho guardato il televisore che era sulla destra e ho visto il secondo a un secondo, ho detto, boh, mamma mia. È stata una sensazione stupenda, ovvio, fare la pole a Monaco, dà ancora più soddisfazione di vincere, perché comunque, come ho detto molte volte, tra virgolette, la gara di Monaco è un po' noiosa perché dopo la prima curva, diciamo, è molto difficile cambiare le posizioni, dopo il primo giro specialmente.